atipici o comunemente detti nei atipici sono quelle macchie marroni che tutti quanti abbiamo sul corpo, che in alcuni casi presentano delle peculiarità di atipicità, quindi sono magari più grandi, hanno 5-6 mm di diametro, sono di colore disomogeneo e soprattutto presentano anche dei bordi asimmetrici, quindi frastagliati, e possono quindi dare adito a qualche sospetto clinico e vanno ulteriormente indagati. La sindrome del nevo atipico classica è una sindrome che troviamo in non tantissime persone. Si tratta di soggetti che hanno più di 100 nei e di questi ne vediamo parecchi atipici. Questo vuol dire che queste persone hanno bisogno di essere monitorate, perché ovviamente avendo parecchi nei e parecchi nei atipici devono essere sottoposti a controlli regolari. Questo è importante perché la prevenzione della melanoma che può insorgere su nei atipici è molto importante. Sì, a volte i nei possono diventare melanomi quando presentano o dei segni di atipicità, come nel neoatipico che abbiamo prima spiegato, oppure nell'altro 50% dei casi possono insorgere d'amblée su cute sana. Certamente i nei atipici devono essere seguiti nel tempo e devono essere individuati quei nei atipici che stanno cambiando, e quindi a questo punto va eseguita una aspirazione chirurgica con esame istologico per individuare il eventuale melanoma, che senz'altro in questa fase è stato preso in fase precoce e quindi il paziente è da considerare completamente guarito. I pazienti maggiormente a rischio sono soprattutto i pazienti che hanno tantissimi nei, e tra cui anche tanti nei regolari e displastici. Altri pazienti che hanno un familiare con melanoma sono più a rischio del resto della popolazione. Inoltre i pazienti con cute molto chiara, occhi azzurri, capelli biondi, rossi, e coloro che hanno avuto ustioni solari molto forti in passato, soprattutto in infanzia. Questi pazienti vanno monitorati adeguatamente, è giusto farsi controllare i nei almeno una volta all'anno per questi pazienti, e soprattutto con sistemi magari anche fotografici, digitali, come li abbiamo al Centro Visconti di Modrone, che permettono di vedere se dei nei un po' atipici cambiano nel tempo, e quindi permettono soprattutto di monitorare la situazione nel tempo, e questo è molto importante.